Buongiorno! Oggi, come avete letto dal titolo, vi porterò con me nella mia giornata partendo dalla colazione. Infatti, questo video sarà un daily vlog. Infatti, vi porterò con me in questa giornata. Se mi sentite parlare un po' rauca è perché mi sono appena svegliata, ma da letteralmente 5 minuti, ho fatto in tempo soltanto a preparare la colazione e a sedermi qua con voi proprio per iniziare a fare colazione e iniziare appunto la giornata insieme. Quindi assaggiamo. Molto buona. Ho fatto yogurt, che abbiamo preso gli yogurt alla frutta, quindi ho messo sotto lo yogurt alla banana, cereali e mirtilli. Adesso mischio tutto perché sennò i cereali escono continuamente dalla ciotola. Come sempre, all'inizio dei daily vlog vi dico sempre il programma della giornata. Oggi in realtà non ho ancora un programma specifico, so solo che alle 4 e mezza devo andare a portare Trilli dal veterinario insieme a mia mamma, perché per chi avesse visto l'ultimo daily vlog, l'avevano già portata, ma con la medicina che le ha dato non è cambiato nulla e quindi dobbiamo riportarla per farle prendere l'antibiotico. La seconda cosa che vorrei fare è fare i pancake, però non dei semplici pancake, ma dei pancake alla banana che avevo già fatto una volta e mi erano usciti strabuoni. In particolare perché guardate qua le banane come stanno diventando, vi faccio vedere tutto. Stanno marcendo praticamente, ma per fare i pancake alla banana, in realtà le banane un po' così più molli, tra virgolette, vanno meglio perché sono praticamente da spiaccicare, cioè proprio con la forchetta da distruggere, diciamo, per creare proprio l'impasto del pancake, quindi molli vanno meglio in realtà. E quindi appunto pensavo di farli insieme a voi, siccome su Instagram una volta quando li avevo fatti, alcuni dai che mi avevano chiesto la ricetta e quindi almeno ce l'avete, potete ricrearli quando volete a casa vostra. Ora finisco la colazione e poi iniziamo la giornata con la solita skincare. Eccomi qui, sono qua per fare una cosa molto molto carina, che in realtà è anche una cosa super banale, ma che in realtà io non ho mai fatto concretamente come la voglio fare adesso. Ossia fissare gli obiettivi mese per mese, in particolare adesso, essendo inizio settembre, li fisserò per il mese di settembre, che sarà un mese ricco di cose nuove, di cambiamenti che praticamente stravolgeranno la mia vita. Ossia, appunto, avendo finito la scuola, ho mandato un sacco di curriculum e quindi troverò lavoro, quindi la mia vita cambierà da così a così. E successivamente, avendo praticamente quasi 20 anni, sarà anche ora di iscriversi alla patente. Quindi anche qua si aprirà un nuovo capitolo della mia vita. Successivamente ci saranno altri obiettivi che voglio realizzare per questo mese, come per esempio viaggiare. Infatti a metà settembre, quindi tra 2 settimane, uscirò per la prima volta dall'Italia e andrò in un posto pazzesco. E appunto sarà il mio primo viaggio fuori dall'Italia, però sono sicura che sarà il primo di tanti altri. Ovviamente non a settembre, anche perché appunto devo trovare lavoro per guadagnare i soldi con cui potrò fare questi viaggi. Però il mio sogno più grande, lo dico da quando ho praticamente 8 anni, è viaggiare, vedere il mondo, scoprire nuovi posti, nuove culture, imparare bene almeno l'inglese e il francese, consolidando le basi che ho imparato a scuola, perché alla fine sì, inglese e francese sono praticamente la media del 9, però studiandole a scuola è completamente diverso che andare nel posto in cui le parlano e parlarle, perché appunto per consolidare una lingua devi proprio rivolgersi ad altre persone parlando quella lingua. Spero che almeno quest'anno possa realizzare in parte questo piccolo sogno e vedere magari una parte di Europa, speriamo. Vi ho detto brevemente praticamente gli obiettivi per quest'anno, però adesso su questo quadernino, dove mese per mese poi fisseremo tutti gli obiettivi, iniziamo a fissare quelli di settembre, che sarà un mese molto intenso. Mi sono munita di evidenziatori, penne, righello, matite e post-it a forma di cuore. Iniziamo.
ho appunto scritto tutti gli obiettivi per settembre 2022. Non ve li spoilerò tutti perché in realtà non voglio renderli pubblici. Vi spoilerò semplicemente i primi due che vi ho già detto prima, ovvero trovare un lavoro appagante e iscrivermi a scuola guida. Mentre invece qua sotto dove vedete la penna c'è scritto il viaggio che farò dal 16 al 18 settembre e sotto ci sono tutti gli altri obiettivi, in particolare ce ne sono altri 1, 2, 3, 4, che però non vi dico perché preferisco tenerli appunto per me. Mentre invece la seconda cosa che volevo fare è completare il calendario di settembre, perché come sapete, cioè in realtà no, non lo sapete, però ho il calendario personalizzato con le foto, per esempio qua ci sono altre foto per i prossimi mesi e di qua c'era sempre una foto con Elia. E appunto devo completare con gli impegni di settembre. Ecco fatto. In realtà, oltre al viaggio che vi ho coperto qua dal 16 al 18, perché appunto non vi voglio spoilerare, per questo mese non ho chissà che impegni, anzi ho semplicemente segnato che questa settimana sono tutta settimana da sola con mia mamma, perché appunto il suo compagno che vive con noi, perché come sapete io vivo sia a casa di mia mamma sia a casa di mio papà, e con mia mamma vive anche il suo compagno, che però in questa settimana è in vacanza con la sua famiglia e quindi siamo da sole e proprio per questo magari faremo qualcosa, per esempio, forse avevamo intenzione di andarci a fare un aperitivo io e lei in centro, quindi magari uno di questi giorni lo faremo. Il weekend ho segnato che invece sarò da mio papà con il mio ragazzo, vabbè, ovviamente, però appunto saremo a casa di mio papà. Il 13 è il compleanno della mia bisnonna che fa 92 anni. E invece di giovedì sera viene Elia, che è appunto il mio ragazzo, perché poi venerdì mattina ci dovranno portare in aeroporto per andare chissà dove, non ve lo spoilerò, fino al 16. E niente, fatto. Adesso andrò a cucinare perché tra 10 minuti arriva mia mamma che torna dal lavoro e almeno le faccio trovare il cibo pronto. Anzi, devo anche sistemare tutto sto casino. In realtà mi devo correggere, non è che non ho impegni per questo mese, è che ancora non so se mi prenderanno a lavorare e quando mi iscriverò a scuola guida non so ancora quando avrò le lezioni. Però ovviamente appena lo saprò il mese diventerà pieno così e non saprò neanche più dove girarmi e se avrò tempo per respirare. Mentre cucino gli spaghetti, anzi mentre stavo cucinando gli spaghetti appunto, cioè ve l'ho detto 3 secondi fa. Vi giuro che mi hanno chiamato per un colloquio di lavoro oggi. Quindi sì, il mese di settembre si riempirà adesso. E quindi, appunto, sono molto contenta perché la ragazza che mi ha chiamato è una ragazza giovane e sembra molto simpatica. Quindi speriamo di trovarmi bene. Cioè, a parte che do per scontato che mi prendono, però non si sa mai. Però oggi appunto andrò a fare il colloquio alle 17:30, sono in ansia, non so cosa mettermi. Non ero psicologicamente pronta io, cioè, cosa? Sono passate un bel po' di ore perché l'ultimo aggiornamento che vi ho dato è stato alle 4, 4 e mezza. E adesso sono le 9 e mezza di sera e come potete vedere sono appena uscita dalla doccia perché finalmente sono riuscita a farmi una doccia. Perché oggi la giornata è stata tipo KO completamente. Infatti, appunto, come vi dicevo, ho fatto questo benedetto colloquio di lavoro e è durato veramente poco. Cioè, mi aspettavo, ero stra in ansia, ma in realtà è stato molto molto tranquillo. E l'hanno fatto durare poco perché hanno già organizzato nella giornata di domani di fare appunto una specie di giorno di prova. Infatti domani mattina, già adesso sono KO, domani mattina mi dovrò svegliare alle 7:10, prepararmi, farmi anche il pranzo al sacco perché appunto domani dovrò stare là dalle 8:20 di mattina alle 18:30 di sera, quindi 10 ore là. Devo farmi i panini per il pranzo, portarmi almeno una merendina per il mattino e una merendina per il pomeriggio. E appunto sarà una specie di giorno di prova perché a questa azienda, che si trova tra l'altro in centro Novara, quindi più o meno un quarto d'ora da casa mia, ci affiancherà a ognuno di noi, quindi a ognuno di quelli che hanno scelto per provare, uno dei migliori collaboratori che appunto ci spiegherà il nostro compito, quindi quello che dovremo svolgere, se ovviamente verremo presi, cioè se ovviamente gli piaceremo, e appunto provare tutta la giornata a fare quello che, se effettivamente ci prenderanno, faremo. Poi in realtà oggi è stata proprio una chiacchierata molto molto tranquilla, super conoscitiva, non ci hanno parlato di contratti, stipendi eccetera eccetera perché hanno detto che ne parleranno solamente alle persone di cui sono veramente interessati e quindi penso che domani sera
ci spiegheranno un po', speriamo. In tutto questo io devo preparare la borsa. Non uso le borse grandi così da tipo 2 anni, perché di solito uso le borsettine più piccole, però appunto dovrò portare il pranzo al sacco e quindi dovrò per forza portare questa borsa. Poi dovrò mettere dentro i fazzoletti, l'acqua, sicurezza, porto un'altra copia del mio curriculum e basta, penso. Per sicurezza porterò anche la mascherina, anche se oggi il colloquio non me l'hanno fatta mettere, quindi penso che non me la faranno mettere anche domani. Poi ovviamente il documento, che oggi non mi hanno chiesto, però vabbè. Portafoglio, questo, con dentro anche il codice fiscale e vabbè, dei soldi che in caso poi nella pausa pranzo voglio uscire, almeno ce li ho. Una mini spazzola, perché io senza la spazzola non vivo veramente, quindi questa spazzola. Io per sicurezza mi porto anche un'agendina, che se per caso dicono delle cose che mi devo appuntare, almeno le segno qua, senza stare a usare il telefono, perché usare il telefono davanti a una persona che parla non è tanto educato, soprattutto al primo giorno di lavoro. Un elastico per i capelli. Per sicurezza mi porto anche le cuffie, che se in pausa pranzo voglio ascoltarmi la musica, ce le ho. Anche perché sinceramente, cioè, di solito l'orario full time durerebbe 8 ore, però invece, cioè, io stando là dalle 8.20 fino alle 18.30 farei 10 ore. Quindi la pausa presumo che sia almeno di 1 ora e mezza. E quindi almeno faccio qualcosa. E basta, perché il resto che manca sarebbero i panini, le 2 merendine e l'acqua. Ma ovviamente i panini non li metto stasera, perché li farò domani mattina, appunto. Per questo mi devo svegliare anche un po' prima. E soprattutto mi sveglio un po' prima per, siccome è il primo giorno, prepararmi proprio adeguata. Perché oggi ci hanno proprio detto che vogliono un abbigliamento adeguato. Quindi io ho già scelto l'outfit, camicetta bianca che avevo oggi, tanto alla fine l'ho tenuta su ben poco, perché dopo il colloquio l'ho tolta subito perché stavo morendo di caldo. E dei jeans semplicissimi a zampa, color jeans, le all-stare, questa borsa, quindi direi che per l'outfit adeguato ci siamo. Chissà cosa mi faranno fare, non lo so, non so se dormirò stanotte, spero di sì. Adesso mi devo asciugare i capelli e poi semplicemente mi metterò a letto con mia mamma e guarderemo, penso, o Netflix oppure ci rilasseremo guardando il telefono, ma penso che dopo una mezz'oretta crollerò. Vedremo domani cosa ci riserverà la giornata. Vedremo domani cosa ci riserverà. Vedremo domani.